Ciao a tutti! Oggi vorrei proporvi due attività di travasi. Per la prima occorrono un contenitore per le uova, una pinzetta e in questo caso ho preso 4 noci. L'attività consisterà nel travasare le noci da una vaschetta all'altra e riportarle al loro posto. I più piccoli ovviamente lo faranno con le mani. Per rendere più attraente l'attività, successivamente si possono cambiare gli oggetti e travasare, per esempio, pigne, tappi di sughero o pompon. Questo rilancerà l'interesse dell'attività e ai più piccini fornirà nuove sensazioni tattili. Passiamo al secondo travaso, che è per bimbi decisamente più grandi. Occorrono una scatola di cioccolatini, una pinzetta grande e la pinzetta piccola per le sopracciglia. Dei legumi secchi. I legumi secchi andranno posizionati nei buchi vuoti dei cioccolatini. Loro potranno fare il travaso, come abbiamo visto nel precedente, con la pinzetta, prendono i legumi, li trasportano qui e poi li riportano a posto. L'unica cosa è che questo è molto più difficile in quanto presuppone più attenzione e più concentrazione. Vi saluto, alla prossima volta. Ciao!